Credo che quelle ore, quei giorni, Antonella, oltre a quelle drammatiche, dei funerali che si svolsero qualche giorno dopo, i funerali di Stato, siano stati in qualche modo rievocati in un evento che tu hai seguito e di cui ci parlerai a te. Certo, qui è stato infatti il quartier generale, il coordinamento dei soccorsi che si sono mossi subito dopo la scossa delle 3:32 e che sono andati non solo a sorvegliare e salvaguardare i cittadini dell'Aquila, dove ora ci troviamo, ma anche dei centri del cratere, dei centri più prossimi all'epicentro dove il terremoto si è fatto sentire. Diciamo che nella scuola della Guardia di Finanza ci sono stati oggi due momenti particolari. Il primo, molto toccante, in Piazza d'Armi, che è stata ribattezzata Piazza 6 Aprile, dove le bandiere sono state messe a mezz'asta e c'è stata una deposizione di una corona d'alloro. Vediamo le immagini da parte del generale della Guardia di Finanza, del comandante della Guardia di Finanza, il generale Giorgio Toschi, e delle massime autorità civili e militari, degli allievi in formazione, anche di una rappresentanza delle scolaresche dell'Aquila. Ricordavi tu come in questa piazza si sono svolti i funerali delle vittime, delle 309 vittime. Ricordiamo tutti quelle bare allineate che hanno toccato il cuore, le menti di noi abruzzesi, ma anche tutta Italia. Insomma, c'è stato il momento della commemorazione, ma anche il momento della discussione all'auditorium qui alle mie spalle, nella scuola della Guardia di Finanza, dove le autorità civili e militari che vi hanno preso parte hanno un po' ripercorso i soccorsi e soprattutto l'apporto sia della Protezione Civile, della Guardia di Finanza, delle forze dell'ordine, dei tanti volontari che si sono messi a disposizione per le popolazioni così spaesate dopo una scossa così violenta. Ora vorrei proporvi, se tu sei d'accordo, dei contributi filmati, degli stralci di interviste che poi nello speciale di questa sera vi mostreremo per intero. Abbiamo ascoltato il capo della Protezione Civile Borrelli e poi il generale Giorgio Toschi, che voglio ricordare essere abruzzese di Chieti, e lui ha risposto in maniera molto gentile alle nostre domande, anzi si è quasi commosso per aver partecipato a questa ricorrenza, visto che le sue radici con l'Abruzzo sono ancora molto salde. E poi l'ex prefetto dell'Aquila, Gabrielli. Anche in questo caso presterei molta attenzione alle sue parole, perché ha fatto un monito molto importante riguardo ai terremoti, che come sappiamo non si possono prevedere. Il terremoto è un evento naturale, non è il sisma che ti distrugge, che ti fa morire, ma è la casa costruita male a farlo, e questo ha voluto ribadire a gran voce Gabrielli. Io allora darei la linea a Danilo Cinquino in regia e manderei in onda le interviste. Ed è un giorno per spingerci a dire quello che noi dobbiamo fare, mettere in atto quelle che sono le misure perché queste situazioni non abbiano più a ripetersi nel nostro Ecco, ci sono le misure paese. oggi, ci sono le risorse per poter. C'è, ma c'è bisogno ancora di fare tanto. A che punto è la ricostruzione? Scusate, scusate, scusate. Un pensiero agli aquilani? Pensiero è un pensiero di assoluta vicinanza, è un augurio che presto possano rientrare ognuno nelle proprie abitazioni. E questo è un luogo che ha da raccontare tante cose. Questo è un tempio della solidarietà. Lo definiamo un tempio della solidarietà perché effettivamente questa caserma si è rivelata la casa degli aquilani, la casa degli abruzzesi senza tetto. E quindi noi siamo lieti, siamo felici oggi di poter rispalancare le porte, i portoni di questa caserma e riaccogliere tutti coloro i quali vogliono tornare a ripercorrere le strade che molto tristemente avevano percorso il 6 aprile del 2009. Eccellenza, da questa esperienza, da questa tragedia, abbiamo imparato qualcosa? Prevedere i terremoti è No, impossibile, prevenire sì. abbiamo imparato molto poco. In che senso? Perché continuiamo ancora molto spesso ad avere un atteggiamento messianico, che arrivi qualcuno che ci dica che il terremoto è finito, che non c'è più pericolo, quando termineranno le scosse, fino a che? Fino a che in questo paese non si capiranno due cose elementarissime: che i terremoti non fanno vittime, le vittime le fanno gli edifici. Quindi, se noi in questo paese non metteremo in sicurezza gli edifici, continueremo a raccogliere morti. Due,
siccome i terremoti ci saranno, guardate, ci saranno fino a che la Terra vivrà. Nel momento in cui la Terra imploderà non ci saranno più terremoti e non avremo più un dopo, ma fino a che la Terra vivrà i terremoti ci saranno e quindi dobbiamo costruire edifici che siano in qualche modo edifici capaci di resistere. Ecco Antonella, abbiamo ascoltato, visto le dichiarazioni, anche le ultime particolarmente forti di Gabrielli, che fu il prefetto dell'Aquila proprio in quei giorni drammatici, e proprio in quei giorni vi fu un impegno straordinario da parte, ricordiamo, proprio degli allievi della Guardia di Finanza che vivevano quella caserma e che l'hanno messa a disposizione per diventare il punto di riferimento dello Stato in giorni davvero, in ore davvero convulse. Ecco, c'è stato un convegno che tu hai seguito, che cosa è stato detto, che cosa è stato sottolineato circa lo sforzo dei finanzieri, anche dei giovani allievi? Bene, c'è da dire che come avete sentito il generale Toschi ha detto, questa caserma è la casa di tutti gli aquilani, di tutte le persone che sono state colpite dal terremoto, e l'ha ribadito anche nel corso del dibattito. Un momento particolarmente toccante poi è stato quando la platea si è alzata in piedi per un grande applauso a un finanziere, a un collega dunque, che nel 2009 ha perso la moglie e il figlio, e poi si è discusso su ciò che è stato fatto, su ciò che ha fatto la Guardia di Finanza, ma anche le altre forze che sono state in campo per la cittadinanza, puntando soprattutto sui tanti volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e il proprio cuore. Hai sentito le dichiarazioni di Gabrielli, dichiarazioni molto forti, poi vi riproporremo l'intervista integrale nel corso dello speciale di questa sera. Voglio ricordarvi che all'incontro ha partecipato anche il generale Gianluigi Miglioli del Comando Regionale Abruzzo, il generale Fabio Agnello, l'onorevole Gianni Letta e poi gli altri personaggi che abbiamo intervistato. Un'ultima cosa da sottolineare è che all'interno della scuola della Guardia di Finanza è stata allestita una mostra fotografica con un contributo fornito dalla Guardia di Finanza, appunto, con una mostra storica dei mezzi di soccorso del corpo sia dell'epoca che recenti, per mostrare come il corpo sia da sempre impegnato non solo nel contrasto degli illeciti ma anche nell'aiuto della cittadinanza in difficoltà, e c'è un annullo speciale, un annullo filatelico delle Poste Italiane proprio per ricordare il decennale del sisma. Io direi che da Cupito, dall'Aquila è tutto, vorrei solo rivolgere il mio pensiero a tutti coloro, a tutti i corregionali che hanno perso nel terremoto del 2009, quel 6 aprile, hanno perso i propri cari. Ti restituisco la linea.